Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Gamer Loop. Sesto episodio per il nostro Broken Sword, il segreto dei Templari. Avevamo lasciato il nostro George alle prese con un lavoratore che poi è andato a giocare con le scommesse dei cavalli e ci ha lasciato la sua cassetta degli attrezzi aperta e abbiamo potuto prendere tutto quello che ci serviva per aprire il tombino nel quale inseguire il nostro pagliaccio. Vediamo un po' come possiamo andare avanti. Questo è un telefono, stiamo chiamando Nicole. Pronto, Nicole Collard. Ciao, sono George. Oh, ciao. Beh, non sono stato molto fortunato. Non hai trovato nulla? No. Senti, in questo momento sono molto occupata. Chiamami se c'è qualcosa di nuovo, va bene? Oh, va bene. Adieu, monsieur. Ciao. Ok, siamo pronti per proseguire e andare verso il nostro famigerato tombino. Ok, il nostro tombino è qua. A mani nude non si apre. Il coperchio era troppo pesante e difficile da sollevare a mani nude. Così utilizziamo il solleva tombini. Sollevai il coperchio e scoprii ciò che dall'odore sembrava l'ingresso di una fogna. Entriamo subito immediatamente nella nostra fogna. Ok, così risaliamo e qua invece troviamo il primo pezzo del nostro intricato puzzle. Quando presi in mano la palla di plastica, mi resi conto che potevo indossarla. Era il naso rosso del pagliaccio. Il naso era forato. All'interno erano stampate le parole La Risée du Monde, Paris. Era un naso di plastica rosso vivo, che faceva parte di un costume da clown. Ok, andiamo avanti, vediamo se troviamo altro. Qui c'è qualcos'altro che il nostro amico ha perso. Raccolsi il fazzoletto fradicio. Era freddo e unto. Era il fazzoletto di carta bagnato che avevo trovato nella fogna. Fazzoletto di carta bagnato. Qua non possiamo andarci. E qui c'è un altro dettaglio. Vediamo. Presi il pezzo di stoffa e lo tolsi dal chiodo. Era il pezzo di materiale che avevo trovato nella fogna. Ok, risaliamo adesso e vediamo dove ci porta questa scala. Salve. Non ti muovere tu. Tu, topo di fogna. Sapevo che ti saresti fatto vivo, e ora ti ho in pugno. Di che stai parlando? Sei entrato senza permesso. Vieni fuori di lì immediatamente. È quello che sto cercando di fare. Dammi la mano. Non mi freghi con questi trucchi. Stai lontano, monsieur. Va bene, va bene. Ora, che cosa stai cercando? Terroristi. I più miserabili, disgustosi, sporchi farabutti che esistano. Inglesi sicuramente, i cani schifosi. Quando hanno aperto il tunnel, per la Francia è stato un brutto giorno, te lo assicuro. Se fossi ancora in gamba, andrei direttamente là a dirglielo in faccia. Beh, chiunque essi siano, hanno fatto saltare in aria il bar. Cosa? Il bar? Saltato in aria? Mon Dieu, è terribile! Il responsabile è un assassino freddo e calcolatore. Era travestito da pagliaccio. L'ho inseguito nelle fognature e penso che sia passato di qui. Mon Dieu! Allora l'uomo che ho inseguito, vuoi dire che quell'uomo e il pagliaccio erano la stessa persona? Beh, sì, è quello che ho pensato. Questo non spiega ancora che cosa ci facevi tu nelle fognature. Per ora, tutto quello che so è che tu sei il suo complice.
Oh no, sono solo un turista. La maggior parte dei turisti si accontentano della Torre Eiffel, del Louvre di Pigalle. Non mi ero reso conto che i tubi di scarico fossero una tale attrazione. Ok, abbiamo fatto la nostra conoscenza anche con questo tipo dai baffi importanti. E adesso poniamo anche a lui le nostre solite domande. Forza! Dimmi qualcosa dell'uomo che hai spaventato. Cosa posso dire? Era il classico criminale, proprio come te. Conosci la cameriera del bar? Non si è fatta male, vero? No, lei sta bene. Grazie al cielo. Una povera ragazza come lei non è mica sicura per strada con certa gente come te in giro. Ma non l'hai ancora capito. Non sono un delinquente, sono un turista americano. Questo lo dici tu. Non ti dice niente il nome Plantard? No, niente. Chi è? L'uomo che è stato ucciso nel bar. Sto cercando il responsabile. Lo troverò a costo di doverlo seguire per le fognature di tutta Europa. Bravo. Ti serviranno degli stivali adeguati. Non farai molta strada con quelle stupide scarpe da ginnastica. L'uomo che hai visto aveva con sé una 24 ore? Non l'ho notato. Ora o te ne vai o chiamo la polizia. Ok, adesso poniamogli delle domande anche sui nostri vari oggetti. Vediamo. Iniziamo dal sollevatombini, anche se non credo abbia importanza. Questo è quello che ho usato per aprire il tombino. Proprio come pensavo. Stavi per metterti nei guai nelle fognature, vero? Una piccola scivolata e mi sarei trovato con l'acqua alla gola. Magari vuoi dare un'occhiata al mio biglietto da visita? E questo cos'è? Inspecteur Augustin Rosso. Che cosa dice? Squadra ominidi? Omicidi. L'inchiostro è un po' sbavato. Allora non sei un turista. Va bene, non lo sono. Ti ho mentito, mi dispiace. Non ti devi scusare, monsieur. Sai, avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di strano in te. E il tuo portamento, la tua compostezza. Ah, sì. Senza dubbio il portamento di un uomo disciplinato e io dovrei saperlo. Ero nell'esercito, ricordi? Quando avevo la tua età, combattevo nel deserto africano. Come posso aiutarti, inspector? Ok, abbiamo fregato alla grande il nostro amico dai baffi importanti. Vediamo adesso, ponendogli altre domande riferite sempre ai nostri personaggi, che cosa può dirci adesso che sicuramente sarà un po' più sbottonato. Dimmi qualcosa dell'uomo che hai spaventato. Era un tipo sgarbato, monsieur. Mi ha afferrato e mi ha immobilizzato il braccio e improvvisamente mi sono visto di fronte la sua faccia. Aveva una presa di ferro, ma non sapeva con chi aveva a che fare. Oh no, ha fatto un grave errore a prendersela con una iena del deserto. Sì, sì, immagino. Conosci la cameriera del bar? Non sospetterai mica di lei, vero? Rispondi alla mia domanda, per favore. Sì, la conosco. Molto bene, direi. È venuta a lavorare al bar 6-7 mesi fa. Per tutta la settimana aspetto solo che mi venga a trovare. Veramente? Ti mancherebbe se non ci fosse. Ma oui. E chi altro troverei disposto a tagliarmi le unghie dei piedi? Che schifo. Non ti dice niente il nome Plantard? No. L'uomo che hai visto aveva con sé una 24 ore? Accidenti, sì, ce l'aveva. Se la teneva stretta come se fosse stato un bambino. Apparteneva alla sua vittima. Cosa pensi contenesse? Droga? Gioielli rubati? Non lo so, ma l'assassino pensava che valesse di più di una vita umana. Non c'è niente che valga tanto, monsieur. Ok, torniamo alle nostre domande sugli oggetti che abbiamo nell'inventario. Vediamo. Osserva questo naso falso. Mi sembra un naso da pagliaccio. Precisamente. Deve averlo perso quando è fuggito. A meno che lui non volesse che fossi tu a trovarlo. E perché? Per scaricare la colpa su di te. Ti dice niente questo fazzoletto? Niente, monsieur, è ripugnante. Che cos'è che ti ha spinto a mostrarmelo? Qualcuno se n'è servito per svuotarsi le narici. Ti dice niente questo pezzo di stoffa? È la stessa stoffa della giacca che ho trovato. Riconoscerei ovunque questo disegno. Ora, a proposito della giacca che hai trovato, ce l'hai qui? No, monsieur. Una delle maniche era strappata, così l'ho portata a riparare.
Un peccato, perché altrimenti sarebbe stato un buon capo d'abbigliamento. All'interno, sull'etichetta, c'era il nome del sarto. Dove l'hai mandata la giacca? L'ho data ad una ramendatrice ambulante. Fortunato come al solito. Non c'era niente nelle tasche della giacca? Niente. Sai che cosa penso? Non me lo dire. Si è tolto il costume da pagliaccio e si è travestito da persona normale. Sembra che questo tipo sia proprio furbo. Qual era il nome sull'etichetta? Era un nome straniero. Todrick, penso. Hai preso l'indirizzo? Non c'era, monsieur. Solo un numero di telefono. Beh, non mi aspetto di certo che tu ti ricordi un numero di telefono visto solo una volta. 74 98 08 59. Stai scherzando? È questo il suo numero di telefono? Sì, è questo. Un piccolo giochetto coi numeri che ho imparato nel deserto. Un Tuareg mi ha insegnato questa tecnica. È incredibile. È utile al supermercato quando vado a pagare. Avrò una ricompensa? L'onestà, monsieur, prima o poi viene sempre ricompensata. Allora sono contento di non contare sull'onestà per pagare i conti. Ok, abbiamo rivolto al nostro amico dai baffi importanti tutte le nostre domande. Adesso ci dirigiamo. Devo andare. Grazie per il tuo aiuto. Gli abitanti di Parigi potranno dormire un po' più tranquilli stanotte. Vraiment? Ho fatto solo il mio dovere, monsieur. Buona fortuna, inspecteur. Spero che tu riesca ad asciuffare presto questo assassino. Se avete notato questa porta di legno molto grande, avrete capito probabilmente dove ci troviamo. Quindi il clown era scappato attraverso le fogne, era risalito in quel cortile e poi era tornato sulla strada da qui. Non era molto, ma la polizia non aveva fatto di meglio. Ok, adesso, se vi ricordate, qui c'è il telefono. Possiamo chiamare sia Nicole, sia il tipo che ha la giacca e che a cui il tipo dai baffi importanti l'ha data per ammendarla. Vediamo. Ok, possiamo chiamare prima il tipo della giacca. Forza. Pronto? Chi è? Salve, sono George Stobart, non mi conosce. Esatto, signor Stobart, non la conosco. Cosa posso fare per lei? Sto cercando di rintracciare uno dei suoi clienti. Posso venire a parlare con lei? No, no, è impossibile. Va bene, lasci perdere, voglio solo un nome. Di cosa sta parlando? Per chi lavora? Posso dire che sto lavorando per la verità e la giustizia. Ah, meno male, pensavo che lei fosse della polizia. Sono in gioco vite di persone innocenti, signor Todrick, vite che potrei salvare. Sta raccogliendo dei soldi per i bisognosi? No, niente affatto. Tutto quello che voglio da lei è un'informazione. Va bene, mi dica. Conosce un uomo che si chiama Plantard? No, non ne ho mai sentito parlare. Vuole che le dica cosa è successo a Plantard? Di come è stato ucciso a sangue freddo? Non ho mai sentito parlare di questo Plantard. Ok, continuiamo a fare le nostre solite domande. Penso che Plantard abbia una famiglia, no? Nel loro appartamentino, a quest'ora, la signora Plantard sta preparando la cena. Sta aspettando che suo marito arrivi. Il figlioletto sta aspettando che papà torni dal lavoro. Non vede l'ora di mostrargli i bei voti che ha preso oggi a scuola. Solo che stasera, Monsieur Plantard non tornerà a casa. Si è dimenticato del cagnolino. Eh? Il fedele cagnolino che sta aspettando di sentire la voce del suo padrone. Forse non ce l'hanno un cane. Cosa ne pensa? Non conosco Plantard, non ho mai sentito il nome Plantard. Non c'entro niente con tutto questo. I dialoghi sono veramente una cosa eccezionale. Non mi stancherò mai di ascoltarli. Cosa sa del pagliaccio che ha messo una bomba nel caffè della Chandelle Verte? Non so di cosa stia parlando. Ha nervi saldi, Todrick, ma penso che lei mi stia nascondendo qualcosa. Non so chi è lei, ma sono sicuro che non sa di cosa sta parlando. Oh, è ridicolo. La smetta di prendersi gioco di me, Todrick. Le dico che non so niente di questo pagliaccio. Ok, non abbiamo più domande da rivolgergli, quindi chiudiamo i nostri discorsi. Grazie per l'aiuto, Todrick. Parliamo con Nicole. Pronto, Nicole Collard. Ciao, sono George. Ah, oui? Avevi detto di chiamare se avessi potuto aiutarti.
Hai nessuna informazione per me? Puoi scommetterci. Ho sentito un testimone che ha parlato con il pagliaccio e so dove l'assassino si procura i suoi vestiti. Dici sul serio? Sono stupita. Davvero? Beh, non è stato facile. Senti, perché non vieni qui da me questo pomeriggio? Va bene, dove abiti? 361 Rue Jarry. Va bene, arrivo. Io ero abituata a lavorare da sola, ma dovevo ammettere che coinvolgere George nel caso mi faceva sentire meglio. C'erano però delle altre cose di cui mi sarei dovuta occupare da sola, e in fretta. Dovevo trovare le risposte a certe domande. Chi era il killer in maschera? E perché aveva ucciso Carchon? Perché Carchon aveva chiesto che lo intervistassi? Come faceva a conoscere mio padre? E perché il mio direttore era tanto spaventato? C'era una specie di guerra segreta in corso. Ma chi era dalla parte di chi? Una cosa però sapevo per certo. Stare seduta alla mia scrivania non mi avrebbe aiutato a trovare alcuna risposta. Ok, torniamo nei panni di Nicole. Non mi ricordo se anche questa era una scena presente al tempo o se è stata aggiunta di recente. Comunque, non mi ricordo affatto che cosa c'è da fare e quindi iniziamo con l'analizzare la sua stanza. Si sta rimettendo seduta, quindi credo che abbiamo sbagliato. Ok, andiamo a vedere un po' in giro che cosa troviamo. Una fotografia di mio padre, la prima che avessi mai scattato, con la prima macchina fotografica che mi aveva comprato. Ok, vediamo. Nessun nuovo messaggio. Non ci sono messaggi in segreteria. Ok. Altre cose con cui interagire. Ci sono. C'è questo baule. Vediamo che cosa troviamo al suo interno, se ce lo fa aprire. Ok, un altro cofanetto all'interno. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. Quella scatola era una delle poche cose lasciatemi da mio padre. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. Ok. Se non mi ricordo male, ok, abbiamo la forcina, quindi forse ci servirà ad aprire questo, vediamo. No. Questa chiave? Nemmeno. Allora, che cosa possiamo utilizzare? La chiave del salotto. Questa infatti era la chiave del salotto a casa di... del signor Carchon. Allora, abbiamo oggetti per aprire? Quella scatola... No. Quindi torniamo indietro e vediamo se... può esserci altro che ci fa aprire questa scatola. Sicuramente c'è, dobbiamo solo trovarlo. Allora... vediamo andando là che cosa succede. Ci fa uscire dal suo appartamento. Andiamo a parlare con questa signora e vediamo che cosa ha da dirci. Mademoiselle Collard! Oh, salve! Non me lo dica, incontrerò un uomo alto e bruno. No, non credo. Perché dice così? Oh, ho tirato a indovinare. Ma ogni modo, sua cugina è femmina e anche molto carina. Cosa? Sua cugina, da Marsiglia. Come ha fatto a dimenticarla così presto?
Era a casa sua ieri. Oh, davvero? E che ragazza affascinante. È vero? A casa mia, dice? È entrata da sola, naturalmente. Aveva la chiave. Improvvisamente tutto aveva senso. C'era una cimice in casa mia. Ecco come Plantor aveva saputo del mio articolo. Come facevo a esserne certa? Perché l'unico cugino che ho è un giovanotto di nome Jean-Marc che gestisce una pasticceria alle Touquet. Quella era gente determinata e ciò significava che era anche molto pericolosa. Ok, facciamo domande su questa cugina che purtroppo non è vera e che è qualcuno che sta controllando la nostra Nicole. Vediamo. Immagino che non ricordasse qual era il mio appartamento, giusto? Oh, Mademoiselle Collard, lei legge nella mente delle persone. Ha detto proprio così? Ci avrei scommesso. Beh, sarà meglio che vada. Chissà che sta combinando la mia cuginetta. Au revoir, mademoiselle. Ok, qui non c'è altro da poter analizzare. Possiamo andare da questa parte o possiamo tornare nell'appartamento. Vediamo andando di qua che cosa ci dice. Ah, ok. Ci dà alcune direzioni. Abbiamo il caffè della Chandelbert, residenza di Carchon e Rue Jarry. Proviamo a tornare un attimo nel nostro appartamento per vedere se troviamo altro. Dunque, dove aveva nascosto la cimice la mia bella cuginetta? Avrei dovuto cercare dappertutto. Qua sotto ho questa impressione. No, perché Nicole si sta rimettendo seduta. Quindi la cimice si trova da un'altra parte. Non avevo bisogno di chiamare nessuno. Nessuna cimice. Solo una cicca di chewing gum di 20 anni prima. Ok, allora continuiamo ad analizzare. Il telefono era ovviamente il posto da cui cominciare le ricerche della cimice, ma la cornetta non era stata smontata da anni. E poi avrebbero fatto prima a intercettare la linea. Ok, vediamo. Questa era la foto del padre. Non credo sia qui. Una fotografia di mio padre, la prima che avessi mai scattato, con la prima macchina fotografica che mi aveva comprato. Non avevano messo la cimice sulla foto. No. Vediamo sullo stereo. Controlliamo. Nessun messaggio in segreteria. Nessuno aveva nascosto una cimice nella segreteria. Un po' di musica non è male, dai. Allora. Dove può essere questa cimice? Qua? Il mio primo orsacchiotto. Mai avuto un ragazzo fedele come lui. Niente. Nessuna cimice qui. Ok, allora vediamo, continuiamo a guardare bene. Può essere nella scatola che abbiamo guardato prima, chissà. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. Ma quel dischetto metallico infilato sotto era un'aggiunta recente. Quale dischetto metallico? Quella scatola. L'elefante sul coperchio era identico a quello di... Ma quel dischetto metallico infilato sotto
era una giunta recente. Filato sotto, vediamo. Quella scatola... Ok, questa è la stessa cosa che mi ha detto prima. Eccolo qua. Oh, cara cuginetta, mi avevi lasciato un regalino, non avresti dovuto... Non mi fai paura, espestu... Ok, torniamo alla nostra scatola, vediamo se c'è qualcos'altro da sapere. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. Ok, ho capito, quindi? Era il meraviglioso elefante scolpito da mio padre. Ovviamente non puoi utilizzare un elefante su una serratura. Che cosa dobbiamo usarci? Quella scatola... Il discorso è sempre quello. Non credo che questa apra la scatola. Nella foto Carchon davanti a uno... Ok, probabilmente dobbiamo trovare qualcosa per aprire la stanza. Per aprire la scatola, scusate. E questa cosa starà sicuramente all'interno di questa stanza. Però, per il momento, il nostro episodio direi che lo chiudiamo qui, perché altrimenti mi viene troppo lungo. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, per continuare a seguire questa serie. Ci vediamo presto con un nuovo episodio, sempre su Broken Sword, il segreto dei Templari. Ciao ragazzi!